con l'attrice Elena Baroglio per presentare lo spettacolo La conferenza degli uccelli a Roma, Teatro dei Contrari, sabato 15 ottobre 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Come lo presenteresti? Io direi che questo spettacolo è un viaggio. Questa è la cosa che più mi adatta a descriverlo. È un viaggio perché parla di un gruppo di uccelli guidati dall'UPA che partono alla ricerca del loro re, il Simorg, che attraversano peripezie di tutti i tipi. Ogni uccello avrà le sue resistenze, le sue motivazioni per non partire, quindi ogni uccello sarà un po' rappresentativo di un carattere umano con le sue resistenze e con i suoi dubbi. E poi durante il viaggio attraverseranno varie peripezie, varie fasi, e queste fasi sono anche delle tappe esistenziali in qualche modo, fino ad arrivare a incontrare il re, che poi si vedrà che è più un incontro con se stessi. Quindi questo è una sorta di metafora, un viaggio iniziatico, ed è un testo antico del 1200, il poema Sufi, del poeta iraniano Attar, che poi è stato riadattato negli anni 60 da Peter Brook. Ed io sono andata in scena per la prima volta con questo spettacolo nel 2018 a Napoli Teatro Festival con un gruppo di 9 persone per la regia di Anna Redi, e successivamente con le varie vicissitudini di questi ultimi anni con la pandemia eccetera è diventato un po' impossibile portarlo in vita, e ho iniziato a farlo a casa da sola come monologo, interpretando tutti i personaggi e utilizzando il pianoforte come accompagnamento musicale e anche come creazione di uno spazio sonoro. Successivamente si è un po' modificato, si è ampliato con altri suoni, anche con la presenza di un musicista, quindi ci sarò io in scena con il pianoforte che farò delle melodie, e poi ci saranno dei suoni che creeranno lo spazio di Matteo Saule, e quindi insieme creeremo questo spazio del racconto in cui io mi muoverò talvolta suonando, cantando, talvolta muovendomi nello spazio, interpretando diversi personaggi, per portare tutti gli spettatori in viaggio alla ricerca del loro re. Perché io sono l'Ufupa e coinvolgo gli spettatori anche parlandogli direttamente, come se fossero partecipi del viaggio. Sarà anche un vestiario abbastanza particolare, colorato, che rievoca le varie personalità degli uccelli. Quali sono, secondo te, i punti di forza del testo? È un testo estremamente enigmatico, estremamente potente proprio per la sua capacità di scardinare un po' il ragionamento lineare, un po' il pensiero associativo, la logica razionale. Quindi in questo modo crea una sorta di interrogativi continui nello spettatore, ma anche in me che lo sto interpretando, che ti portano spontaneamente in un'altra zona proprio del cervello, che non ha tanto a che fare con i pensieri e la logica razionale, ma qualcosa di più intuitivo. Quindi io penso che la sua forza sia quella di portarti in uno spazio meditativo quasi, di intuizione, di visione, molto visionario. Inoltre ha perle di saggezza che io ritengo di una profondità, di una verità e di un'eternità in qualche modo, anche se sono state scritte nel 1200, ancora oggi le sento attuali, che proprio ti portano a leggere la realtà in un modo diverso, e proprio il percorso esistenziale di vita, di interpretarlo in modo diverso. È molto simbolico, ed anche trovo interessantissima la caratterizzazione dei personaggi, che è estremamente attuale nel vedere come anche a tutti questi anni di differenza ancora le resistenze dell'uomo rispetto al cambiamento sono un po' sempre le stesse. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? www.teatrodeicontrari.it. Ci sono le informazioni sullo spettacolo e anche su un workshop che organizzeremo il giorno seguente proprio sui caratteri. Si lavorerà tantissimo sull'improvvisazione e sui caratteri umani, e su come gli opposti poi si possano trovare all'interno di ogni polarità. Potete trovare anche sulla pagina Facebook, la mia pagina è Elena Baroglio, anche c'è un evento del laboratorio Tu da che parte stai, quindi la conferenza di uccelli Tu da che parte stai su Facebook, Elena Baroglio trovate me, e il sito del Teatro dei Contrari. Lo spettacolo La conferenza degli uccelli a Roma, Teatro dei Contrari, sabato 15 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Elena Baroglio. A presto! Ciao a tutti, a presto, ciao, ciao, ciao!